una delle principali asset class che ti permettono di difendere il tuo portafoglio da discussioni di mercato è sicuramente l'obbligazione, le obbligazioni. In effetti i bond sono l'asset class per eccellenza per difendere il tuo portafoglio. In questo video dunque andremo a vedere i 5 principali ETF che ti permettono di investire nel mondo obbligazionario e ti assicuro che ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi rimani fino alla fine del video e puoi scoprirli tutti quanti e soprattutto scoprire quello che fa per te. Tutto questo però ovviamente dopo la sigla. Via! Ok ragazzi, eccoci qui a schermo e partiamo subito con la lista dei 5 principali ETF e migliori ETF, secondo me, che abbiamo in Europa per investire in obbligazioni, quindi in bond. E partiamo subito dal primo ETF di questa mia personalissima lista e parliamo di casa iShares, come potete vedere, e passiamo quindi all'iShares Core Global Aggregate Bond ETF eggiato in euro e ad accumulazione. Qui abbiamo il ticker di riferimento e l'ISIN che potete anche trovare qui sotto, tutto in descrizione ragazzi, quindi godetevi il video, non vi preoccupate perché troverete la lista di tutti gli ETF con i loro principali indicatori. Ok, passiamo subito a vedere la strategia di questo ETF e capiamo dove investe l'ETF. Quindi questo ETF replica sostanzialmente un indice, parliamo dell'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, che sostanzialmente ha lo scopo di andare a replicare le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e mercati sviluppati di tutto il mondo. Rating investment grade e copertura valutaria in euro. Quindi la strategia di questo ETF è molto semplicemente: investe in tutto il mondo, sia paesi sviluppati che paesi emergenti, in tutti i principali bond a scadenza, le varie scadenze sono tutte comprese, quindi dalla scadenza più breve fino ad arrivare alle scadenze più elevate, più alte. Vediamo a questo punto le principali caratteristiche e passiamo subito alla dimensione. Partiamo con la dimensione, che è una dimensione piuttosto importante di questo ETF. Come vedete, è un ETF grande di oltre un miliardo di euro investiti nell'ETF, ha una replica di tipo fisica a campionamento, quindi significa che va a investire l'emittente stesso nei bond sottostanti, quindi questo ci permette di stare anche noi più tranquilli, più sereni in termini proprio di sicurezza dell'ETF stesso, e ha dunque una valuta in euro e ha la copertura valutaria, molto importante per anche in questo caso non avere problemi rispetto al rischio cambio. Vediamo la quotazione quando è stato emesso questo ETF nel 2017 e ora vediamo invece la parte interessante, quindi anche relativamente ai costi, alle spese, quindi al TER di riferimento, che è soltanto uno 0,1% annuo ragazzi, quindi è un costo veramente molto basso se pensate che è anche eggiato in euro. Quindi veramente molto interessante questo ETF, la politica di distribuzione ad accumulazione, quindi ci dà la possibilità di andare a sfruttare l'interesse composto nel lungo periodo, un ETF veramente molto diversificato, paesi emergenti e paesi sviluppati. Ora passiamo al secondo invece ETF di questa mia personalissima lista e parliamo di Xtracker, casa Xtracker, e parliamo dell'Xtracker Global Inflation Linked Bond ETF, anche in questo caso eggiato in euro. Quindi ragazzi, come avete già capito dal titolo, questo è un ETF inflation linked, quindi strategia molto interessante soprattutto in caso come quello attuale dove l'inflazione è veramente alle stelle, abbiamo un'inflazione molto alta e per coprirci quindi dall'inflazione eccoci qua che abbiamo un ETF dedicato. Infatti se guardiamo la strategia di riferimento dell'ETF, replica le obbligazioni governative legate all'inflazione dei paesi sviluppati. Dunque tutte le scadenze sono incluse, come vedete, quindi scadenza sia di breve che di lungo periodo, investment grade anche in questo caso, il rating e copertura valutaria in euro. Quindi se volete investire in un global, quindi nei principali bond di tutto il mondo, ma volete coprirvi dall'inflazione, questo può essere un ETF che fa al caso vostro. Vediamo ora la dimensione del fondo, anche in questo caso dimensione grande, quindi parliamo di oltre 680 milioni di euro investiti, replica di tipo fisica, campionamento, abbiamo un ETF sempre in euro con copertura valutaria, come dicevamo, e una quotazione del 2007, quindi un ETF che è da parecchio tempo nel mercato e questo ci tranquillizza anche per noi per investire in un ETF di questo tipo.
Il costo ovviamente è un pochino più elevato, parliamo di uno 0,25% annuo di TER. Ovviamente questo è dovuto proprio alla diversa strategia più complessa che deve replicare l'ETF, quindi un Global Inflation Linked, come dicevamo. Politica di distribuzione sempre ad accumulazione per investire nel lungo periodo. Ok, ma passiamo subito al terzo ETF di questa mia personalissima lista di investimenti in ETF in bond. Quindi torniamo in casa iShare e parliamo dell'iShare JP Morgan USD Emerging Market Bond. Quindi, come avrete già capito dal titolo, è un ETF che andrà ad investire nei paesi emergenti, quindi nelle obbligazioni dei paesi emergenti. Vediamo la grandezza del fondo, un fondo molto grande, oltre 2 miliardi di euro investiti in questo fondo, replica di tipo fisica a campionamento. Abbiamo anche in questo caso la valuta di riferimento l'euro e la copertura valutaria in euro e la quotazione del 2013, quindi anche in questo caso quotazione interessante, importante e da parecchio nel mercato. I costi ovviamente salgono un po', parliamo dello 0,50% annuo. Questo dovuto ovviamente alla difficoltà di andare ad investire nei paesi emergenti, che come sappiamo sono più complessi rispetto a paesi governativi dei paesi sviluppati. E vediamo ora la politica di distribuzione a distribuzione, quindi avremo delle cedole mensilmente, quindi abbiamo ogni mese una cedola di riferimento. A questo punto però, dopo aver visto i paesi emergenti, torniamo invece a vedere qualcosa relativo agli Stati Uniti e infatti parliamo di un ETF Vanguard USD Treasury Bond ETF in euro, ok, ad accumulazione. Vediamo la strategia di riferimento, anche in questo caso è molto interessante per chi vuole investire invece negli Stati Uniti, quindi replica i titoli di Stato statunitensi emessi dal governo americano. Ok, quindi se volete investire nei bond americani del governo americano, questo è l'ETF che fa per voi. Dimensione del fondo, diciamo 380 milioni di euro investiti, quindi è un bond, come vedete, di dimensioni medie. Una replica di tipo fisica, la valuta di riferimento è l'euro e abbiamo anche in questo caso una copertura valutaria in euro. La quotazione, come vedete, è del 2020, quindi da pochi anni nel mercato, proprio per questo una dimensione più piccola, ma sicuramente crescerà nel tempo. Vediamo i costi, uno 0,12% di spesa di TER, quindi anche in questo caso molto ridotta come spesa. Abbiamo una politica di distribuzione ad accumulo per sfruttare l'interesse composto e per quanto riguarda invece la diversificazione, investe in oltre 271 diversi bond sempre degli Stati Uniti d'America. Vediamo l'ultimo ETF di questa mia lista e investiamo in questo caso in Europa, nell'Eurozona, attraverso l'Xtracker Eurozone Government Bond ETF. Vediamo la strategia, molto molto semplice. Investe dunque in questo indice di riferimento che replica tutti i titoli di Stato denominati in euro dell'Eurozona, quindi in Europa, con tutte le principali scadenze che ci sono a disposizione. Ora vediamo le principali caratteristiche: 542 milioni investiti come dimensione del fondo in questo ETF, quindi dimensione direi abbastanza interessante. Una replica sempre di tipo fisica, la valuta è ovviamente in euro, parlando di Eurozona, è nel mercato dal 2011, quindi da parecchio tempo che lo troviamo in circolazione. Anche in questo caso il costo è veramente molto molto ridotto, uno 0,09% addirittura, quindi anche sotto l'1% annuo di spesa. Politica di distribuzione a distribuzione annualmente, quindi avremo una cedola annuale per investire in Eurozona. Ok ragazzi, ma dopo aver visto la lista completa dei 5 migliori ETF per investire in obbligazioni, voglio sapere anche la tua. Fammi sapere qui sotto qual è il migliore ETF secondo te per investire nel mondo dei bond e soprattutto lasciami anche un bel like se questo contenuto è stato utile per te. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!